Buonasera e bentrovati. Allora riprendiamo e riprendiamo sapendo che credere alle promesse è l'inizio della speranza. Credere alle promesse è il contenuto della speranza. E riprendiamo e cominciamo da un brano, dal capitolo 10° del libro della Genesi. Così possiamo incontrare Abramo, questo nostro padre comune, questo nostro padre Abramo che incontriamo nella preghiera del Benedictus, che incontriamo nella preghiera del Magnificat. E a partire da Abramo, ecco, noi possiamo rintracciare anche la storia di altri due grandi patriarchi, di Isacco e di Giacobbe. Sono tre storie differenti, come spesso capita nelle nostre famiglie. Siamo all'interno di un'unica storia di famiglia, però in un'unica storia di famiglia spesso i figli sono, ecco, diversissimi dal loro padre. Non sai mai che cosa può succedere. Certo che questa storia di famiglia, la storia della famiglia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, è una storia che Dio veramente prende sul serio. Per quale motivo? Perché Dio prende sul serio le difficoltà del vissuto umano, perché Dio prende sul serio le stranezze del cuore umano, perché Dio prende sul serio le asperità e le difficoltà della nostra condizione e della nostra strada. E visto che Dio prende sul serio tutta questa storia conosce un'alternativa nuova ed è quella che Abramo sperimenta. Qual è questa alternativa nuova? Il fatto che la storia, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue asperità, con tutti i suoi contrasti, diventa una storia della salvezza e si spalanca a una prospettiva, a un futuro che è a dir poco inimmaginabile. Tutta questa storia della salvezza noi sappiamo, raggiunge il suo compimento, raggiunge il suo centro quando vi è l'incarnazione del Figlio di Dio, quando la promessa attesa si compie in maniera eterna, in maniera definitiva. Però questa storia per noi conosce un progressivo movimento da parte di Dio. In questa storia, che è la storia della salvezza, Dio si muove. E Dio si muove intercettando il cuore dell'uomo. Dio si muove nel cuore dell'uomo e Dio si muove offrendo le sue promesse. Ma allo stesso tempo il movimento di Dio è un movimento che accade rispettando e comprendendo e rieducando costantemente la nostra umanità, quasi per renderla capace e desiderosa delle sue promesse. Allora, questa storia della salvezza e questa storia di promesse, appunto, noi lo vediamo, inizia con Abramo. Nel libro del Genesi, al capitolo 12, noi troviamo il contenuto di questa promessa, quando l'autore sacro scrive: Vattene dalla tua terra, sono le parole di Dio ad Abramo, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome. Possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che tu benedirai, coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. È una grande benedizione, ma questa grande benedizione che bussa alla porta e alla vita del nostro Abramo, in realtà precipita Abramo in una condizione che non è di maledizione, precipita Abramo in una condizione che in realtà sa di maledizione, sa di precarietà, perché Dio gli dice: Esci dalla tua terra e vattene, va verso la terra che io ti indicherò. Ma questo uscire dalla sua terra fa di Abramo l'uomo più debole che ci sia, l'uomo che non ha terra, un esule, un migrante. Farò di te una grande nazione e benedirò il tuo nome. Farò di te una grande nazione di te che ancora non hai un figlio alla tua venerabile età. E farò di te una grande nazione quando in realtà ti viene chiesto di lasciare persino la tua parentela e la tua casa. E poi questo segno grande nel presente che si estende per il futuro, quasi come in una sorta di unione tra il cielo e la terra, coloro che ti benediranno saranno benedetti e coloro che ti malediranno saranno maledetti, e soprattutto tu avrai un cuore grande, una vita grande che in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questa è la benedizione di Dio, una benedizione esaltante nelle parole,
ma che getta Abramo invece in una condizione di grande ed estrema precarietà. Eppure riceve questa promessa, e questa promessa per Abramo spalanca delle prospettive totalmente nuove. Ad Abramo questa promessa dona degli orizzonti totalmente nuovi, e Abramo come vuole rispondere? Ecco qui la sua generosità. Abramo risponde a tutto questo impegnando la sua vita, con tutto quello che ha, con tutto quello che è, compresa la vita delle persone che fanno parte di lui, della sua famiglia, della sua storia. Le promesse sono tre, lo possiamo vedere. La prima promessa è la promessa di una discendenza che sarà numerosa come le stelle del cielo, una discendenza che sarà numerosa come la sabbia del mare, una discendenza che sarà numerosa come la polvere della terra. E poi c'è un'altra grande benedizione, oppure un secondo aspetto della stessa benedizione, della promessa, cioè la promessa della benedizione, nel senso che tu, Abramo, avrai una relazione di vita piena, di comunione autentica, reale, con Dio che ti benedice. E poi l'altro segno di benedizione, che è la terra. E quando ancora Abramo appartiene al mondo dei nomadi o dei seminomadi che si spostano a seconda dei pascoli, invece Abramo riceve questo segno, il segno di una terra che sarà definitivamente sua. È un grappolo di promesse che Dio dona ad Abramo e che sono, come dire, sintetizzate ed espresse in tutto ciò che il cuore umano di più grande non può desiderare. Eppure questo grappolo di promesse in realtà getta Abramo in una condizione e in un'esperienza in cui immediatamente queste promesse non si realizzano. Abramo non ha neanche un figlio, figuriamoci che possa avere una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Abramo annaspa nelle cose della vita, ormai buona parte della sua vita l'ha vissuta, è molto probabile, gli manca il fiato e la forza per andare avanti. Quindi figuriamoci se può vivere di benedizione. E poi Abramo non ha una terra in cui risiedere stabilmente e quindi va veramente alla cieca, però alla luce di questa promessa decide di camminare, decide di mettersi in movimento, decide di mettersi in gioco, decide di andare avanti. Per quale motivo? Perché questa promessa è radicata in che cosa? È radicata in una presenza. Abramo si mette in movimento perché c'è una presenza dentro di lui. E questa presenza dentro di lui, che molto probabilmente non parlerà con messaggi particolarmente stratosferici oppure mistici, però questa presenza che agisce in lui attraverso i suoi desideri, attraverso dell'illuminazione, attraverso delle ispirazioni, questa presenza talmente reale fa vivere a questo uomo che aveva già rinunciato molto probabilmente a buone aspettative della sua vita, fa vivere a questo uomo un orizzonte nuovo, una vita nuova, un cammino nuovo, un movimento nuovo. Questo proprio per quale motivo? Perché rinasce in lui la fede e la fiducia in una promessa. E questa promessa ha un messaggio, ha il messaggio di una realtà più grande, ha un messaggio di una realtà che l'uomo da solo e Abramo da solo non si può dare. E allora tutto questo genera in lui il desiderio di muoversi, di camminare, di non restare fermo, di vedere il compimento di queste promesse. E queste promesse sono il centro della fede e della fiducia di Abramo, e queste promesse sono il motore della speranza di Abramo. Eppure la realtà dice tutt'altro. La realtà non dice che le promesse si compiranno e che si compiono. No, perché Abramo istintivamente, umanamente parlando, desidera e non vede l'ora di poter raggiungere questa meta, no? Di poter confidare, di poter avere sotto mano questi traguardi. E invece ogni qualvolta sembra che ci sia il traguardo, la vita prende un'altra piega. Ogni qualvolta sembra che sia arrivato al punto, la vita invece prende un'altra direzione. Anzi, sappiamo che ogni qualvolta Abramo chiede che le promesse vengano confermate, in realtà si susseguono che cosa? I ritardi nel compimento di queste promesse. Allora, da un lato c'è Dio che promette, l'uomo che anela e che desidera, e
poi la storia che ritarda. E di fronte a questa storia che ritarda, c'è Dio che riconferma le promesse e c'è Abramo che ancora continua a fidarsi e non rinuncia al suo movimento, non rinuncia al suo cammino, non rinuncia a questa storia nuova. Bene, il racconto delle promesse rivolte ad Abramo e il suo compimento è davvero rocambolesco. Ad esempio, Abramo, quando arriva alla terra che sa che gli è stata promessa, in realtà scopre che la terra è già occupata e di qualcun altro. E alla fine di questa terra promessa, Abramo non potrà avere con sé soltanto un lembo di terra dove poter seppellire sua moglie Sara. Poi, in realtà, questa discendenza così generosa e così grande si compirà semplicemente in due figli: uno con Agar, che non è il figlio della promessa, con la schiava. E l'altro invece è con Isacco, che è il figlio che ha da Sara, che invece è il figlio della promessa, e poi tutti sappiamo che addirittura Dio chiede il sacrificio di questo figlio. Quindi sembrerebbe appunto che la realtà contraddica apertamente le promesse che Dio gli fa. E in questo gioco allora Abramo si trova a vivere. Tra una promessa nel cuore e una realtà che invece innesta e presenta ritardi. E Abramo come reagisce? Il nostro caro grande padre Abramo, di che canta persino Maria nel suo Magnificat e che noi incontriamo ogni sera, in realtà è un uomo come tutti noi. E la cosa che ci sorprende è che Abramo risponde a tutto questo con una serie infinita di errori. E quando la speranza viene delusa, quando le promesse tardano, l'uomo conosce due possibili vie, due possibili soluzioni. La prima soluzione è quella della rinuncia e la seconda soluzione è quella della fuga. Abramo, come ogni uomo, di fronte alle promesse che non vanno, che non si realizzano, non ha altro da dire che ripetersi: forse ho sbagliato, forse ho capito male, forse non è questa la mia strada. Forse sono stato ingannato, eppure puntualmente ogni qualvolta nel suo cuore può avvicinarsi il senso della rinuncia, ecco che invece puntualmente Dio si avvicina e riconferma per ben 3 volte le sue promesse. Per quale motivo? Perché Abramo non deve rinunciare al nuovo orientamento che ha dato alla sua vita. Le promesse sono grandi e sono belle e valgono non tanto quasi allora perché si compiono, ma perché hanno la forza di dare un orientamento alla vita, cosa che Abramo non avrebbe mai potuto dare a se stesso. Poi c'è anche un altro tentativo, un altro errore, e questo ci fa tanto bene anche ricordarlo. Oltre al tentativo della rinuncia, c'è anche il tentativo della fuga. Ovvero la promessa ritarda, e allora, visto che la promessa ritarda, faccio questa cosa, faccio in modo che sia io a compiere la promessa. Allora il figlio non arriva, e allora vabbè, se il figlio però deve arrivare, perché Dio mi ha detto che deve arrivare, evidentemente non lo devo avere da Sara, devo unirmi alla mia schiava, Agar, e quindi ecco che ho Ismaele con me, ma non è lui il figlio della promessa. Ecco, tradire le promesse significa, sbagliare nel confronto delle promesse significa anche volerle compierle da sé, accelerarle da parte sua, con le proprie mani. Di fronte a tutto questo, Abramo colleziona, l'uomo della fede in realtà colleziona soltanto errori. Ma se l'uomo della fede colleziona soltanto errori, Dio che cosa fa? Dio, anche attraverso gli errori, Dio anche attraverso le proprie, anche attraverso le infedeltà da parte di Abramo e i ritardi della realtà, Dio in realtà rieduca Abramo a che cosa? Ad avere un cuore grande. Sì, un cuore grande che diventa addirittura il seno di Abramo. Di Abramo è nota soprattutto la sua grande magnanimità. È una caratteristica di Abramo. Magnanimità significa avere l'animo grande, avere il cuore grande. E allora tutto questo ritardo nel compimento della promessa, tutto questo ritardo nell'avere. È geniale perché tutto questo ritardo nell'avere la terra, tutto questo ritardo nell'avere il figlio, tutto questo ritardo nell'essere e nel vivere e nell'esperimentare la benedizione, che sembra quasi che sia stato il ritardo che ha dilatato in maniera incredibile il cuore di Abramo. Sì, perché questo piccolo personaggio della storia, nella scena della storia, ha un respiro così profondo da portare in sé il destino dell'umanità intera. Per
Abramo ha vissuto il ritardo di tutte queste promesse, ma questo ritardo hanno reso talmente grande il suo cuore, hanno reso talmente vasta la sua attesa da poter accogliere il destino stesso dell'umanità. Quando uno guarda Abramo, in realtà resta sempre sorpreso a che cosa? Dal miracolo che nel cuore di un piccolo uomo possa trovare spazio il mondo intero. Abramo, anche se non fosse diventato padre, in realtà lo diventa subito quando accoglie la promessa. Sì, perché nel suo cuore non vi è la promessa di un figlio, il suo cuore riceve la promessa di una discendenza grande come il cielo, e lui dice sì a questo, che si realizzerà tramite il figlio, ma lui dice di sì alla grande discendenza, a una discendenza che è grande come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Questa è la promessa. E allora lui è come se Dio, anche attraverso tutti questi ritardi, non faccia altro che rieducare questo uomo, questo piccolo uomo, perché sia capace nel suo mondo, nel suo piccolo cuore, ad ospitare e ad accogliere che cosa? Un mondo intero, tutte le famiglie della terra. Ma Abramo viene rieducato attraverso le promesse e questo ritardo delle promesse a fare una cosa semplicissima. Lo troviamo nel capitolo 17 del libro della Genesi. Abramo viene educato a sorridere, perché sorridere fa parte della speranza, è il segno della speranza. Ed ecco allora che ci troviamo nel capitolo 17. Sì, perché Abramo sorride di fronte all'annuncio di un figlio, Sara sorride di fronte all'annuncio del figlio, e Isacco nasce, e Isacco significa appunto sorriso del Signore. Abramo nella sua vecchiaia, in tutta l'esperienza della sua vita, impara a fare una cosa, impara a sorridere. È il figlio del sorriso, è il figlio della speranza. Allora, volendo concludere su questa figura di Abramo, su questo nostro padre nella fede, ecco allora che restiamo sorpresi, perché queste promesse lo mettono in movimento, lo mettono lungo la strada. Queste promesse dilatano il cuore, fanno comprendere come un piccolo cuore umano possa essere il seno dell'umanità e abbracciare i destini di una famiglia intera. E poi Abramo però viene rieducato da Dio attraverso le promesse a fare una cosa semplicissima, a saper sorridere. È il figlio del sorriso, è il figlio della speranza.